Ok ragazzi, eccoci qui, siamo con due dei protagonisti di oggi, due ragazzi, presentatevi pure se volete. Due tra i più grossi, sicuramente. Allora, vi volevo solo chiedere, vi piace questo gioco, questo evento, com'è stato per ora? Sì, poi guarda, noi qua siamo di Parma, quindi giochiamo in casa, comodissimi. Fortunatamente non sta andando troppo bene. Quindi sì, no, molto bello. Vi piace questo gioco, come l'avete conosciuto? Tu come l'hai conosciuto? Beh, da grande fan della serie, ci sono cresciuto, appena ho saputo di questa notizia qua, mi sono andato a informare guardando un po' di video su YouTube, è stato l'amore a prima vista, anche dopo aver provato semplicemente un trial deck. Ok, sì, più o meno quello che è successo a me. Sì, anch'io alla fine me l'aveva detto un mio amico che usciva, poi anch'io rispetto ad altri giochi, essendo grande fan dei Digimon, l'ho provato, poi in più anche il gioco mi piaceva. Magari ad altri brand i giochi non mi fanno impazzire. Avete appunto provato altri giochi anche prima di questo? Sì, beh, io giocavo a Keyforge, gioco in barra giocavo a Keyforge. Ok, quindi, cioè, adesso mi sto più concentrando su questo. Io invece vengo da Vanguard, mi serviva qualcosa, diciamo, di un po' più stimolante e non prettamente fortunato, e infatti Digimon ci sta dimostrando, non dico un'ottima alternativa, però, perché non è un'alternativa, no, un ottimo cambiamento, cioè un passo in avanti rispetto al gioco che facevo precedentemente. Ok, direi che è tutto, se non volete aggiungere qualcos'altro vi ringrazio. Ci vediamo, facciamo pubblicità a Pandemonio Parma. Se volete fate pubblicità. Io sto già marchettando, quindi... No, che noi ci troviamo qua al negozio di Parma, il Pandemonio. Ah, okay. Se mi capita di passare da Parma, che aiuta anche l'organizzazione di questi eventi qua a Parma, siete benvenuti. Va bene. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie mille. Eccoci qui con altri due protagonisti di oggi, presentatevi pure. Ciao, io sono Vittorio, amministratore del gruppo di Discord TCG. E io sono Salvatore, che sono moderatore sempre dello stesso Discord. Lasceremo il link qui sotto in descrizione, ragazzi, per chi volesse unirsi, assolutamente. Allora, com'è stata questa esperienza di oggi a Parma? Parto io? Sì, prego. Allora, devo dire che esperienza molto, molto positiva in generale. Community molto carica, molto pronta, molto anche skillata, devo dire, perché comunque ci sono molte persone che per la prima volta, tra l'altro, abbiamo conosciuto oggi di persona, si sono dimostrati avere molto, molto talento nel giocare a questo gioco appena uscito, che comunque si sta facendo conoscere sempre di più. E io personalmente ho portato TK Green, sono soddisfatto delle performance, a parte alcuni brick, che quelli comunque ci stanno sempre, capita, diciamo, però in generale l'esperienza è stata molto molto positiva. Ok, tu invece? Io ho giocato Giallo Wargreymon, ho fatto un buon sono contento, ho fatto un buon posizionamento, sono arrivato 12esimo, quindi grande. Non grande, male, complimenti. Non male. E guarda, oltre a sottoscritto quello che ha detto Vitto, ti dico che secondo me il meta ne esce estremamente vivo da questo torneo. Noi pensavamo terrorizzati da vedere fondamentalmente tre mazzi oggi, stai discutendo un po' tra tutti, noi pensavamo di vedere verdi, giallo e control. Sì. E invece siamo trovati con un meta che chiaramente ci sono questi mazzi, giallo probabilmente sarebbe meglio maggiorato, ma questo era abbastanza, però meno di quello che pensavo. Avevo tantissimi viola, tantissimi neri, abbiamo dei outsider che stanno ai tavoli alti come Imperial Verde, assolutamente inaspettato, ed è stato bellissimo. C'è anche nero in top, quindi siamo Imperial Blu ha chiaramente ha spopolato come meta breaker, diciamo, perché comunque ha un matchup abbastanza favorevole da giallo, quindi si posiziona già bene, nonostante vedendo le top magari americane, giapponesi eccetera potesse apparire sulla carta una scelta abbastanza, non dico tryhard, però sicuramente insolita. Invece si è rivelato ad essere molto molto performante. Ok, e poi la community ne esce assolutamente rafforzata. Infatti volevamo parlare anche della community, cos'è che dicevamo poc'anzi prima di iniziare dicevamo l'intervista. Appunto che questo è stato il vero primo evento in cui la community, diciamo, le persone più attive della community hanno potuto trovarsi di persona per la prima volta, perché questo di fatto nella community italiana è un gioco che è nato via webcam, nato in un periodo in cui comunque eravamo obbligati ad essere distanziati, e mi piace pensare che questo obbligo nelle nostre vite abbia portato a
alla ricerca di una community ancora più solida nel mondo online. Noi nel nostro piccolo abbiamo voluto fornire un punto di incontro, diciamo, con il nostro canale Discord, che ad oggi conta 320 e 130 membri. Tutti molto attivi, quotidianamente si parla del gioco, ci si vede in webcam per fare delle partite, per testare i mazzi per i tornei che vengono fatti settimanalmente, vengono spammati tutti i tornei che di settimana in settimana vengono fatti, così tutti quelli che sono dentro, se magari hanno la serata libera che si vogliono cercare un torneo, basta che scrivano e ci sono tutti gli utenti, diciamo, sì, poi certo, possono tranquillamente rispondere facendo vedere tutti i tornei e la schedule settimanale. Voi siete di un negozio, no? No, siamo proprio parte della community. Abbiamo avuto questa idea perché io, trovando il gruppo ufficiale Facebook, diciamo, ho notato che non era, io lo percepivo come non abbastanza come punto di contatto per la community, perché non riusciva ad esserci un'interazione in tempo reale. Ok, puoi fare i post, puoi fare i commenti, però sono sempre molto fini a se stessi, diciamo. Sì. Guardandomi un po' in giro, visto che non esistevano gruppi Telegram, gruppi WhatsApp anche soltanto, e ragionandoci avevo pensato che magari provare a proporre l'idea di un canale Discord, visto che ci si può vedere anche in webcam effettivamente, potesse essere un'idea vincente visto il periodo in cui stavamo. E infatti direi che sta funzionando, quindi, dati i numeri, sì, che avete, sì, detto. Sì, no, vediamo che comunque la gente è presa bene, siamo molto contenti, è una cosa che proprio abbiamo, è stata pensata con questo intento, quindi siamo molto orgogliosi, direi, sì, di come sta andando, anche perché comunque la community continua ad essere estremamente attiva, quindi siamo veramente felici di poter aiutare sotto questo punto di vista. Poi tra l'altro ci ha permesso di, cioè, io sono di Napoli, lui di Modena, sì, non ci saremmo mai incontrati, sì, io sono se di Torino, non, esatto, non ci saremmo mai, sì, incontrati se non magari in questo torneo, ignorandoci quasi sicuramente, perché esatto, poi, sì, invece siamo arrivati qua, ci conosciamo già, è non bello, dico tutti, ma è una cosa buon 70%, ci si riconosce, già, perché ti si è visti in webcam. E il gruppo Discord è bello perché non è soltanto un inquadri il playmat e fai la partita, ci sono tanti momenti in cui si alza la webcam, ci si inquadra in faccia e si parla, anche solo si crea un contatto gioco, più diretto, solo più delle, reale, delle cazzate, diciamo, quotidiane, sì, anche solo per ridere. Infatti abbiamo diversi canali all'interno del server che sono proprio tipo Digipub, Digiplaza, ah, okay, in cui la gente va e sta lì anche solo per parlare, cazzeggiare. Ci sta. Poi è anche, quindi, molto comodo per i content creator, perché, esatto, ci sono i principali content creator di Digimon italiani, sono sul Discord. Mi viene in mente Dax e Max, mi viene in mente Giocatore 2, Digimon, esatto, Archive, Moonfire, Star Caller, che sono più importanti sul gioco competitivo, diciamo, loro infatti ci sono un po' di content creator per tutti i gusti a livello di offerta. Esatto. E anche quindi, tu direttamente potrai. Sì. Certo, sì, ti invitiamo ufficialmente. Volentieri. Io sto partendo da zero, diciamo, certo, per cercare di aggrappare certo, un po' certo, la certo, gente. E vediamo se funziona. Vi ringrazio allora per questa intervista. Vi grazie ricordo, ragazzi, di passare dal server Discord di cui abbiamo appena parlato. Vi lascerò il link qui sotto in descrizione. Ringraziamo i ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Alla prossima.